Buongiorno e ben ritrovati con Linea Diretta. Quest'oggi insieme ad ANCI Veneto si parlerà di sociale insieme ai rappresentanti dei comuni. E do subito il benvenuto ai miei ospiti, Giancarlo Piva, componente del direttivo di ANCI Veneto e sindaco di Este. Buongiorno. Buongiorno ai telespettatori. E Vincenzo Gottardo, vice sindaco del comune di Campodoro. Buongiorno. Allora, il tema del sociale è un tema molto sensibile, insomma, perché il settore del sociale in questi anni ha subito tagli notevoli, ma soprattutto è cambiata anche la tipologia delle persone che usufruiscono dei servizi e come gestire le risorse sempre minori a fronte invece di un aumento delle persone che richiedono i servizi. Di questo discuteremo oggi. Intanto cominciamo subito a inquadrare l'argomento. Come sono cambiate le cose in questi anni? C'entra solo la crisi o la società comunque ha subito un cambiamento notevole? Sicuramente in questi ultimi anni la crisi ha appesantito in maniera determinante le esigenze che i cittadini hanno nei confronti delle amministrazioni comunali. Teniamo conto che alla fin fine per i cittadini l'unico e l'ultimo baluardo rispetto al quale porre le proprie istanze sono i comuni, sono gli amministratori comunali, ma è altrettanto vero che nel tempo sono aumentate anche le esigenze di servizi da parte delle amministrazioni comunali, che riguardano sia i settori dell'infanzia, dei minori, ma riguardano anche i settori degli anziani. Un allungamento della vita, per esempio, cosa assolutamente auspicabile e anzi auspichiamo che si allunghi sempre di più, aumenta però anche le necessità da parte dei cittadini. Anche perché al di là della crisi che magari fa aumentare i cosiddetti anche nuovi poveri, le famiglie che prima erano riuscivano ad arrivare a fine mese, adesso fanno fatica, ma c'è anche l'aspetto della società che cambia, mamme che devono andare al lavoro e quindi non sanno dove affidare i bambini, allo stesso tempo, come lei diceva, gli anziani, la prospettiva di allungamento della vita ha cambiato la nostra società. Cioè, la rete familiare, che una volta specialmente nel nostro Veneto era l'elemento che faceva il servizio sociale, no? Perché i nostri ragazzi li davamo chi? Alla mamma o alla nonna che era a casa, eccetera. Gli anziani vivevano fino alla fine della loro vita in casa e magari vivevano anche meglio, insomma, assistiti dai loro cari, ma oggi le esigenze di lavoro, il fatto che le famiglie sono più disgregate, nel senso che qualcuno va a lavorare distante, in un altro stato, eccetera. Quindi questo crea minori legami familiari, una minore coesione sociale e questo impone il fatto che i comuni debbano attrezzarsi per dare servizi alle diverse esigenze di età. Con risorse sempre in diminuzione, questo è l'altro elemento assolutamente pesante nel riuscire a far quadrare i bilanci. Certo che credo che tutti i comuni stiano mettendo alle loro priorità la prima priorità il sociale, cioè prima pensiamo alle persone, poi pensiamo ai marciapiedi, agli asfalti, alle opere pubbliche, perché questa è la priorità, in specie in questo momento di difficoltà. Gottardo, in un comune piccolo come quello di Campodoro ci sono diverse esigenze, ci sono i disoccupati, ci sono gli anziani, ci sono i bambini, le mamme appunto che devono lavorare non sanno dove mandare i bambini. Come si fanno a conciliare tutte queste esigenze, tutti questi aspetti che riguardano anche una piccola realtà, perché non stiamo parlando solo di comuni magari più consistenti come Este, ma anche di piccoli comuni? Certo, per allacciarmi a quello che diceva il sindaco Piva, innanzitutto io sono 10 anni che sono in amministrazione comunale, quindi un tempo relativamente breve, e già ho visto radicali cambiamenti, proprio radicali modifiche della società e quindi della comunità a cui io mi rivolgo come amministratore in questi 10 anni. È cambiato tutto radicalmente, ci sono dei nuovi, cosiddetti nuovi poveri, e la società ha esigenze completamente diverse. E anche l'amministrazione, anche l'ente comunale ha esigenze e modalità di attuare, di rispondere a queste esigenze completamente diverse. Parlavamo prima fuori onda e mi viene da pensare al discorso degli LSU, i lavoratori socialmente utili. Il comune di Campodoro è un comune che ha 2.800 abitanti e 9 dipendenti nella pianta organica del comune. Bene, e i dipendenti, i collaboratori che collaborano appunto con il nostro comune, che sono l'LSU, sono ben 16, quindi una netta maggioranza rispetto ai lavoratori dipendenti. Cosa sono questi LSU? Sono persone in mobilità,
persone che hanno purtroppo perso il loro posto di lavoro e che per poter accedere agli ammortizzatori sociali chiedono appunto all'ente pubblico di poter essere inseriti nell'organica, nella pianta organica dei dipendenti del comune. La nostra realtà comunale, che purtroppo era fiorente per alcune ditte anche di fama internazionale si erano appunto insediate negli anni 80 nel nostro territorio, oggi ahimè sono chiuse e quei dipendenti sono famiglie che oggi vengono a chiederci appunto sussidi o aiuti. Oltretutto il problema era anche proprio che poi nelle realtà così piccole capitava molto spesso che sia il marito che la moglie erano dipendenti di quella ditta. Certo, per cui l'intero nucleo familiare non percepisce reddito. Oggi la possibilità appunto di dar lavoro a queste persone in mobilità, prima di tutto permette a queste famiglie di avere un sospiro di sollievo per quanto riguarda appunto le entrate mensili, e dopo non nego che garantisce anche al comune di poter contare su più forze di lavoro che a questo punto diventano determinanti. Poi ci sono anche gli anziani, tra le altre cose in un periodo come quello estivo spesso sono lasciati da soli, quindi anche loro hanno esigenze di servizi, perché dalla spesa, certo, alla compagnia, all'assistenza sanitaria, perché molto spesso magari non sono autosufficienti. Certo. Beh, come fa un comune a fornire anche questo tipo di assistenza o indicare? Certo, io devo riconoscere che nel comune di Campodoro, ma come sicuramente in tantissimi altri comuni, a questo punto su questo tema il volontariato diventa un fiore all'occhiello e soprattutto la nostra fortuna, perché senza il volontariato non saremmo in grado di poter rispondere alle esigenze per esempio degli anziani. Esistono associazioni nel nostro territorio che portano per esempio gli anziani a fare le visite mediche, aiutano gli anziani per quanto riguarda la gestione della spesa al supermercato, aiutano gli anziani ad andare a trovare il marito che magari è in casa di riposo, quindi portano la moglie in casa di riposo. Ecco, questi sono servizi che si fondano sul volontariato. Esistono delle convenzioni tra comune e associazione, noi magari mettiamo a disposizione o le vetture del comune oppure insomma altre formule che vengono studiate, il comune fa gioco forza con questa associazione. Ecco, poi magari approfondiremo proprio il discorso di collaborazione tra le associazioni e il comune. Intanto al sindaco di Este, da sindaco lei ha detto: io ricevo, sono a contatto con i cittadini e spesso la prima valvola di sfogo dei cittadini è proprio il sindaco che rappresenta le istituzioni. In questi anni che storie le sono capitate? O un esempio insomma di casi che si è trovato a risolvere? E poi ricordo che siamo in diretta e che quindi potete intervenire con delle telefonate se volete fare delle domande agli ospiti in studio. I casi sono i più diversi, ma quello che a me tocca di più in questi anni è la richiesta di lavoro, cioè le persone che arrivano davanti al sindaco e dicono: sindaco, mi aiuti a trovare un lavoro. E questo è un elemento che secondo me è significativo anche delle nostre genti, insomma, dei nostri veneti, che non vengono a chiedere il contributo sociale. La richiesta di contributo arriva alla fine, proprio perché insomma non riesci più a non solo a dar da mangiare ai tuoi figli, ma la prima cosa che la gente chiede, e guardate, e questo devo dire dei nostri veneti, ma anche dei tanti immigrati che sono nelle nostre comunità, chiedono lavoro perché per esempio gli immigrati sono stati i primi che l'hanno perso, no? Quando c'è stata la riduzione nelle nostre aziende, i primi che sono stati lasciati a casa erano i lavoratori interinali, lavoratori delle cooperative. La gran parte di questi magari erano gli immigrati che lavoravano, che avevano tranquillamente integrati nelle nostre comunità, i ragazzi andavano a scuola, cioè non avevano problemi di questo tipo. E successivamente c'è stata una seconda fase, sono le persone che poi sono state colpite dai licenziamenti e che la prima cosa che vengono a chiedere è questo. E la cosa che è più impressionante è soprattutto per certe fasce di età, quando parliamo di cinquantenni che vengono a chiedere lavoro, certo. Siamo di fronte a una situazione in cui è difficilissimo ipotizzare che tipo di percorsi anche consigliare.
È chiaro che il sindaco non può dare lavoro, perché cioè, se potessimo, credo ciascuno di noi sindaci darebbe lavoro a tutti i propri cittadini, ma tecnicamente questo non è possibile. Allora cerchi di creare delle opportunità, per esempio noi abbiamo scelto di utilizzare le cooperative sociali per fare i lavori all'interno della nostra città, lo sfalcio del verde e quant'altro, in maniera tale che le cooperative sociali possano assumere persone in disagio, anche disagio lavorativo o anche in disagio personale, insomma, no? Che avevano situazioni di disabilità, che è ancora che è un'alternativa al lavoro socialmente utile, sì, di cui parlavamo. Diciamo che è una possibilità di coinvolgere strutture d'impresa, perché le cooperative sono strutture d'impresa, ma le cooperative si fanno carico di assumere persone in svantaggio. E questo è stato uno strumento, ma guardate, un altro elemento sono le persone che vengono a chiederti da mangiare. Oggi arrivano persone dai sindaci, dagli assessori dei servizi sociali che ti chiedono da mangiare. E a queste persone ovviamente si danno anche dei contributi, magari utilizzando poi degli strumenti per verificare anche la capacità di reddito di queste persone, l'ISEE, insomma, è uno strumento, ma poi lo approfondiremo. Ecco, noi su questo abbiamo fatto un'esperienza, devo dire che è significativa, non ce ne sono moltissime nel territorio, è quello di sempre tramite le associazioni di volontariato. Guardate, in questo momento le associazioni di volontariato hanno sostituito quella rete di solidarietà che era la famiglia una volta. Oggi abbiamo una vastissima rete di associazioni di volontariato. Tramite queste, in collaborazione con i supermercati della nostra città, per esempio, andiamo a utilizzare quei beni, quei prodotti che sarebbero in scadenza e vengono prelevati in maniera organizzata dalle associazioni e distribuite alle persone che ne hanno bisogno. Stiamo parlando di tonnellate di alimenti, non di chili, di tonnellate. Queste tonnellate di alimenti sarebbero andate in discarica, sarebbero stati smaltiti, perché un giorno, due giorni prima della scadenza vengono ritirate dagli scaffali e buttate, proprio materialmente buttate via. Questa azione consente di sprecare meno. Sprechiamo in Italia tonnellate e tonnellate di alimenti. E B, consente di dare da mangiare alle persone, e questo lo facciamo con una rete di solidarietà che va dentro alle famiglie in maniera assolutamente discreta e porta gli alimenti senza creare anche, perché c'è un problema di dignità, guardate, le persone hanno una grande dignità, a volte non se la sentono anche di venire a chiedere, quindi il fatto di seguirle con i volontari in maniera singola e individuale consente anche di mantenere la dignità delle persone. Lei aveva affrontato anche il tema dell'immigrazione, tra le altre cose proprio in questi giorni sentiamo di continui sbarchi e dovrebbero essere arrivati proprio nelle scorse ore in Veneto altri 32 profughi. C'è poi anche tutto questo sistema di accoglienza che il Ministero poi delega un tot di numeri di profughi ai comuni che devono prenderli in gestione. C'è anche questo problema dell'accoglienza, sì, insomma, di riuscire a far fronte anche a queste necessità. Diciamo che questo va a complicare la situazione, ecco, perché nei comuni come i nostri, insomma, piccoli, medi comuni, non abbiamo a volte neanche le strutture per consentirci di fare questo tipo di ospitalità. E allora anche qua è fondamentale la rete del volontariato, penso da noi alla Caritas, insomma, che utilizza anche strutture delle parrocchie. Infatti, da questo punto forse di vista, proprio perché la capacità dell'associativa della nostra regione, le ACLI, la Caritas, insomma, sono radicate nel territorio. Certo. Qui appunto quanto è importante, ritorniamo proprio al fatto della collaborazione tra la rete del volontariato, la rete delle associazioni e del comune. Ma è fondamentale, uno degli aspetti insomma, più importanti del comune è che l'amministrazione deve anche sempre avere bene in attenzione è appunto distribuire il benessere sociale anche attraverso le associazioni, quindi quel clima diciamo di benessere, quel clima di rapporti consolidati, rapporti sereni, rapporti anche collaborativi con le associazioni diventano poi lo strumento migliore per attuare questi progetti di cui prima parlava anche il sindaco. Oggi sarebbe impensabile, sarebbero ingestibili affrontare certe problematiche, non ultima appunto anche quella di questo allarme sociale, questo nuovo allarme sociale che non è lo stesso allarme sociale che c'era 5-6 anni fa, un allarme sociale sotto certi aspetti più sereno, più mite, ma che comunque incute negli amministratori timori non indifferenti. Ecco, senza la rete del volontariato questo non sarebbe oggi minimamente gestibile.
Si lavora con le convenzioni? Quindi. Si lavora con le convenzioni, si lavora con accordi appunto che vengono presi con le associazioni locali, ma vedete poi il discorso anche del, per esempio non dimentichiamo, le famiglie oggi sono radicalmente cambiate, ci sono nuclei familiari in cui per esempio il padre lavora fuori città, lavora distante dal resto della famiglia e rientra soltanto il sabato e domenica. Ci sono famiglie in cui i genitori vengono affidati, i figli sono affidati, scusate, ai genitori che sono separati, per cui il figlio convive con la madre e vede soltanto in rarissimi casi il padre. Ci sono i figli in cui, era proprio di questa mattina, i figli che domani cominciano, che lunedì cominciano Ramadan, e per cui devono convivere all'interno dei centri estivi, all'interno delle iniziative appunto che le associazioni fanno durante il periodo estivo per sollevare i genitori dal lavoro, che però devono convivere con la problematica, con la loro, appunto, con i loro usi e costumi, con le loro tradizioni che sono, certo, il Ramadan. Cioè l'amministratore oggi deve controllare, deve avere a bada una serie di appunto nuove situazioni che riguardano la comunità. Che è quello che dicevamo un po' all'inizio, cioè come è cambiato il modo di fare il sociale in questi anni, quindi non solo per la crisi ma proprio perché la società ha nuovi volti, ha nuove sfumature, nuovi colori, cioè la nostra società è una società che è in mutamento. Sicuramente il mutamento più grande, più diciamo così angosciante sotto certi punti di vista è quello della crisi, ma poi ci sono tutta una serie di altre modifiche che la società sta subendo, che portano appunto l'attenzione dell'amministratore, del sindaco, degli assessori, dell'amministrazione comunale ad avere delle sensibilità nuove che sono da tenere sempre di buon conto. Anche lei, sindaco, nella sua realtà, perché ricordiamo sono comunque realtà di un piccolo comune ma anche di un grande comune, anche lei lavora sulle convenzioni, sulla richiesta esterna di servizi per il sociale. Certo, allora le convenzioni sono un elemento di completamento di un servizio, dei servizi che eroga il comune, e devo dire l'elemento molto spesso anche di umanizzazione del servizio, nel senso che c'è un rapporto diretto poi con i volontari. C'è secondo me anche un altro aspetto sul tema delle convenzioni e che sempre più sta richiamando i comuni a mettersi insieme come comune, oltre che utilizzare le strutture del volontariato sociale del territorio, perché servizi di questa natura, la complessità della società che si modifica, ma anche l'aumento di richieste, impone ai comuni, specialmente ai piccoli comuni, ma che questo diventa supporto anche per i medi comuni della nostra dimensione, insomma, di mettersi insieme, di aggregarsi da un punto di vista, certo, di convenzioni o delle unioni, insomma, il mio auspicio è sempre quello delle fusioni dei comuni, però ovviamente è un obiettivo molto più ambizioso, ma restando, diciamo, nel contesto di oggi, è riuscire a mettere insieme anche i comuni con convenzioni, che sono degli strumenti che utilizzano i comuni per lavorare insieme, per fare in modo che la complessità sociale sia anche frutto di una specializzazione delle risorse umane. Cioè il fatto dell'assistente sociale che si occupa dei minori, certo, dei disabili, degli anziani, esatto, non esiste più. Una cosa è, diciamo, è più complicata gestire questa complessità. Oggi serve per esempio un assistente sociale che si specializzi sui minori, che si specializzi sulla fascia adulta. Ecco che questo lo si può fare se riusciamo a mettere insieme in comuni, e questo è uno dei grandi lavori che i comuni, anche obbligatoriamente diciamolo, perché entro la fine dell'anno devono, i comuni di sotto di 5.000 abitanti devono convenzionare tutte le funzioni fondamentali, una di queste è appunto il sociale. E il comune di Campodoro sta, certo, già seguendo questa via. Noi abbiamo già attuato 6 mesi fa la convenzione con il comune di Gazzo Padovano, e per cui abbiamo determinate funzioni all'interno del nostro comune, l'ufficio tecnico e l'ufficio ragioneria, che sono in convenzione con il comune di Gazzo. Quindi noi abbiamo il capo area del comune di Campodoro, che è anche capo area del comune di Gazzo, e viceversa per quanto riguarda la ragioneria, quindi abbiamo scambiato perché appunto questo, certo, ci era anche imposto. Però devo dire che inizialmente
anche così forse l'idea, che un po' un retaggio culturale, se vogliamo, l'idea di convenzionare, oltretutto noi siamo anche due comuni che non sono contermini geograficamente, per cui sembrava una impresa così irrealizzabile. Io vedo che a distanza di 8 mesi di collaborazione, la collaborazione sta funzionando benissimo ed erano forse più le paure prima di farlo che effettivamente il lavoro adesso. In questo caso con le fusioni si riuscirebbe a reperire maggiori risorse anche da destinare? Io credo che il tema delle fusioni sia un tema obbligato per il futuro dei nostri enti. Non possiamo pensare di competere nel panorama europeo, e parliamo di Europa perché l'Europa è un contenitore di risorse. Come facciamo a portare qui queste risorse? E risorse vuol dire sviluppo, vuol dire lavoro, quindi vuol dire maggiore ricchezza, vuol dire minore disagio sociale nel suo complesso. Ecco, riusciamo a portare qui le risorse se siamo un'area vasta. Se non possiamo più pensare che il piccolo comune, Este è un piccolo comune da questo punto di vista, no? Solo mettendoci insieme con una realtà più vasta riusciamo a fare dei progetti che possano competere con le altre progettualità degli altri paesi europei. Non possiamo più competere con il singolo comune attorno a noi, noi dobbiamo competere con gli altri paesi europei. Questo riusciamo a farlo solo se riusciamo ad aggregarci. Tanti sono gli strumenti, ma lo strumento secondo me più utile è quello di pensare di arrivare alla fusione. Fusione di comuni è un percorso molto difficile, ambizioso, ma è un percorso di futuro nel nostro territorio. Io dico sempre che nella mia area, la Bassa Padovana, siamo 186.000 abitanti nella nostra ULS, con 46 comuni. Pensate a quanto complicato è, certo, raccordarci e metterci d'accordo, detta in maniera molto semplice, sulle politiche strategiche, su che filoni seguire, su dove fare gli investimenti. Ecco, questa necessità di aggregazione è fondamentale. Dicevamo, le risorse sono quelle che sono sempre più ridotte e quindi devono arrivare in maniera precisa e puntuale. E per fare questo ovviamente bisogna evitare che arrivino ai cosiddetti furbetti, perché c'è anche purtroppo questo aspetto, certo, che coinvolge il sociale. E qui i comuni come fanno a indirizzare, a controllare, insomma, che le dichiarazioni dei redditi, mi viene da pensare, ma non solo questi, ci sono dei modelli come l'ISE che servono a fotografare la situazione economica delle famiglie. Certo, i comuni ora sono obbligati ad utilizzare questo strumento per l'erogazione di contributi ai propri cittadini. Lo strumento è l'ISE, questo mitico ISE, perché ormai i cittadini ne sentono sempre parlare quando vengono a chiedere qualche prestazione, quando vengono a iscrivere i ragazzi all'asilo nido, quando vengono a chiedere il servizio della mensa, del trasporto, ecco, gli viene chiesto l'ISE. L'ISE perché sempre più i comuni ritengono di non dover far pagare a tutti la stessa quota in termini anche di servizi, perché c'è chi ha più possibilità di economica e chi ne ha meno, e per decidere questa capacità economica non c'è solo il 730 di una volta, insomma, la dichiarazione di redditi, perché molto spesso questa dichiarazione è falsa alla realtà. C'è uno strumento più complesso, se vogliamo, ma più attinente alla realtà di fatti, che è appunto l'ISE. L'ISE serve per dire qual è la ricchezza effettiva della famiglia, e tiene conto quali sono i beni mobili e gli immobili, cioè anche le macchine, perché per esempio uno non può avere un reddito zero e andare fuori col SUV, insomma, no? O avere le moto. Ecco, cioè, di esempi ce ne sono tantissimi. Operazioni della, no, finanza, che appunto proprio atte a smascherare i cosiddetti falsi poveri, che riuscivano, certo, a vivere con un sussidio comunale nelle case dell'Atere e poi fuori parcheggiate, cioè avevano la macchina di lusso, insomma. Ecco, da questo punto di vista i comuni si devono anche dotare di strumenti. ANCI Veneto, ecco, ha organizzato per i comuni, perché appunto abbiamo comuni piccoli, grandi, che hanno risorse umane, che hanno meno risorse. Allora ANCI Veneto, che è l'associazione che è a servizio dei comuni, di tutti i comuni del Veneto, ha fatto un accordo con Clesius, che è un'organizzazione, una società che si occupa in particolare di studiare queste dinamiche sociali e anche come rendere più rispondenti ai servizi, alle esigenze e ai servizi dei comuni, e ha costituito un servizio che è ClesiusNet. Cos'è ClesiusNet? Ecco, ClesiusNet è un servizio che... Già è un po' Veneto, difficile da pronunciare, però ma serve, diciamo, per far chiarezza. Certo. Diciamo che Clesius mette insieme Net
net è il concetto della rete, no? Certo. Che in inglese net è proprio la rete. Perfetto. No? Allora, Ecclesiusnet vuol dare ai comuni uno strumento che consente di andare a ottimizzare l'erogazione dei servizi alle fasce sociali, utilizzando lo strumento dell'ISEE, ma andando anche a, diciamo, a utilizzare il nuovo ISEE, perché recentemente è uscita una normativa che per esempio consente di fare una cosa che prima non era consentito. Quando una persona viene in agosto a chiederti una prestazione, tu gli chiedi l'ISEE dell'anno precedente, certo. Ma magari la persona il 31-12 dell'anno precedente ha perso il lavoro e quindi in quest'anno non ha più reddito, ma il reddito che ti portava era il reddito, era dell'anno, reddito precedente. Dell'anno precedente. Oggi c'è un ISEE che è il cosiddetto ISEE corrente, che ti consente che di apprezzare di questo, questo cambiamento, insomma, ti consente di apprezzare il fatto che una persona abbia dei disabili in casa, che una persona sia, sia all'interno di un contesto di una famiglia numerosa con più di 3 figli e quindi ci sono degli abbattimenti. Ecco, Ecclesiusnet è lo strumento che consente ai comuni di organizzare la verifica dell'ISEE delle persone in maniera anche di gestione strategica, perché tu devi dire anche quando fai compartecipare a un servizio, cioè chiedi alle persone di darti un contributo per il servizio che eroghi, allora fissare il livello del momento in cui chiedi il contributo a 10.000 euro, a 12.000, a 7.000, ovviamente fa determinare quello che è il contributo che deve metterci il comune, quindi l'incidenza sul bilancio. Ecclesiusnet ti consente di fare delle proiezioni rispetto agli obiettivi di sostenibilità che devi mettere. In modo tale, quindi, se ho capito, che le risorse vengono quantificate in base alle esigenze dei vari comuni. E distribuite anche effettivamente a chi ne ha diritto, perché non, siccome abbiamo sempre meno risorse, dobbiamo trovare degli strumenti che ci permettano di dare i soldi in maniera mirata a chi veramente ne ha diritto, ai poveri veri, non ai poveri finti. E l'ISEE e Ecclesiusnet è uno strumento che ci consente anche di andare a verificare questo aspetto. Poi nel momento in cui uno presenta l'autodichiarazione, ovviamente ci sono sempre gli strumenti di controllo, tutti i comuni hanno fatto convenzioni con l'Agenzia delle Entrate, con la Guardia di Finanza, perché non possiamo più permetterci di lasciare che i furbi prendano le risorse che dobbiamo invece destinare alle persone veramente deboli. E questo è lo strumento che ci siamo dati. Ecco, come si fa appunto a vigilare che quindi Ecclesiusnet aiuta in questo caso e poi insomma ai comuni si devono con queste convenzioni, diceva con... Sì, io non nego che in questo il comune piccolo è sicuramente forse più avvantaggiato del comune, certo, grande, e nel comune piccolo sussiste la conoscenza diretta e personale, per cui ecco noi le famiglie bisognose, le famiglie assistite godono proprio di questo rapporto. C'è questa fortuna nei assolutamente comuni, quindi in questo noi siamo sicuramente avvantaggiati. Non nego che però per esempio per l'erogazione dei contributi ovviamente la relazione dell'assistente sociale e tutta la documentazione appunto necessaria e ufficiale agli atti comunali per poter garantire il contributo serve, per cui questi diventano strumenti che sono assolutamente determinanti e fondamentali. Quindi è un po' più per i grandi comuni dove insomma bisogna cercare di indirizzare giustamente le risorse, una certo sorta di efficienza della sì, sociale. Ecco, questo, sicuramente la situazione dei medi grandi comuni è più complessa e quindi bisogna cercare di gestire meglio le risorse che ci sono. Il problema per cui ANCI Veneto si è diciamo messa nell'obiettivo di creare questo strumento che è Ecclesiusnet è perché anche i piccoli comuni hanno l'obbligo di chiedere ormai l'ISEE. Allora dobbiamo semplificare la vita ai piccoli comuni, da un certo punto di vista. Sicuramente se si mettono insieme si semplificano di più la vita, perché magari specializzano qualcuno anche a seguire questo tipo di tema. Però dobbiamo darci strumenti che ci facciano perdere il minor tempo possibile nella burocrazia, perché guardate che la burocrazia anche all'interno dei nostri comuni sta vessando le strutture. No? Noi non possiamo dedicare persone a continuare a girare le carte, ecco, questo non c'è più permesso. Avere uno strumento informatico di rete come Ecclesiusnet consente anche ai piccoli comuni, visto che hanno anche meno risorse umane, di ottimizzare queste risorse, utilizzare uno strumento informatico, fare delle proiezioni anche nella gestione del bilancio ristrettissimo che ormai tutti abbiamo e da questo punto di vista semplificarci un po' tutti la vita, per semplificarla anche ai cittadini. Certo.
Senta, abbiamo gli ultimi due minuti per, abbiamo parlato di Clesiusnet, ma quali progetti secondo voi su cui Anci Veneto dovrebbe ancora puntare per migliorare la, la questione della, del sociale che appunto riguarda, che è fondamentale nei comuni? Certo, beh, credo che Anci Veneto la grande qualità e opportunità che può dare è quello di mettere insieme anche le risorse dei nostri amministratori. Le risorse dei nostri amministratori sono le capacità e l'innovazione dei nostri amministratori. Noi abbiamo una serie di persone che dedicano la loro vita in maniera volontaria, e vorrei dire gratuita, perché le indennità che vengono date sono assolutamente delle inezie, specie nei piccoli comuni da questo punto di vista. Ecco, ma tutte queste persone che si possono ritrovare, incontrare all'interno delle consulte di ANCI per definire anche politiche di attenzione all'interno dei comuni e scambiarsi queste politiche, perché lo scambio di politiche, lo scambio di iniziative è un elemento positivo che ci consente di valorizzare le politiche migliori e di utilizzarle e renderle omogenee nei territori. Ecco, questo è il lavoro importante che sta facendo ANCI, fare in modo che gli amministratori si incontrino. Adesso abbiamo tantissimi nuovi amministratori con le ultime elezioni, certo, che ci sono stati, anche nuovi sindaci, nuovi assessori, nuovi consiglieri. Solo nel Padovano 61 nuovi sindaci. Ecco, quindi questo, il ruolo di ANCI è riuscire ad essere strumento per i nuovi sindaci, i nuovi amministratori, di conoscenza reciproca, di acquisire buone pratiche, di scambiarsi buone pratiche. Su questo ANCI Veneto è la casa dei comuni, è la casa degli amministratori. Sì. Una battuta finale anche con... punto sempre, prima il sindaco ne ha parlato, alla sburocratizzazione, perché certe volte il sociale ha bisogno di tempi che sono immediati, rapidi. E invece i tempi della burocrazia sono tempi lunghissimi e non sempre riusciamo a conciliare queste diverse esigenze. Io ringrazio i miei ospiti, Giancarlo Piva, sindaco di Este e del direttivo di ANCI Veneto, e Vincenzo Gottardo, vice sindaco di Campodoro. Grazie a voi di essere stati in nostra compagnia e una buona giornata. Buongiorno a tutti. Buongiorno.